Gli studenti del Dini alla fine della prima prova, com'è andata stamattina? Speriamo bene, come al solito, e insomma, sinceramente le tracce non erano delle migliori, secondo me. Però bene o male qualcosa bisogna scrivere, quindi alla fine il modo di parlare c'è stato, di scrivere pure. Ma stamattina è andata abbastanza bene, non era troppo difficile, i temi d'attualità erano abbastanza tranquilli, quindi se uno non aveva studiato qualcosa di letteratura per fare la tipologia A ci si ritrovava bene nei temi di attualità. Com'è andata stamattina? Insomma, avevo uno schieramento di portafortuna che si spera mi abbiano aiutato. Che traccia hai scelto? La D, cultura generale. Sulla fama, mi sembra, sì, sulla, c'era una frase introduttiva che diceva ognuno nel futuro avrà la fama per 15 minuti e c'era da trarne fuori uno spunto per una traccia. E tu hai preso subito in parola, rilasciando subito un'intervista. Lo dicevo prima al mio compagno, io non dico 15 minuti ma 2. Io ho scelto l'articolo di giornale socio-economico, parlava... non mi ricordo di cosa parlava adesso. Che traccia hai scelto? Ho scelto la traccia sul cibo, ovviamente, perché mangio a giornate. È la più gettonata, pare. Sì, la più gettonata. Penso anche perché fosse una delle più semplici, perché quella sull'amore, odio e passione era troppo generale e rischiavi di andare fuori tema. Ungaretti noi non si era fatto, praticamente. E la fama, anche quella, era un po' particolare come traccia, secondo me. La terza, quell'ambito... socio-economico, sul cibo, l'argomento era siamo quel che mangiamo. Come l'hai sviluppata? Ho sviluppato praticamente un percorso partendo dal passato per arrivare poi al presente e magari ho dato anche un giudizio alla fine sul fatto che noi non siamo quel che mangiamo ma mangiamo quel che siamo. Cosa hai inserito nel tuo testo? Io ho inserito appunto l'analisi di tutta la poesia facendo anche un confronto con un'altra poesia di Ungaretti, Fiumi, che appunto l'ho vista come la poesia Lucca, l'ho vista come evoluzione della poesia dei Fiumi di Ungaretti. Ho cercato di dare un'interpretazione personale all'amore, al concetto dell'amore e come si è sviluppata nel corso dei secoli, passando attraverso il neoclassicismo e il romanticismo fino ad arrivare ai nostri giorni. E la prova di domani? No, italiano per me insomma, spero bene domani perché ci punto, via su matematica. Voi siete pronte per la prova di domani di matematica? Oh, sempre ma... pronti, Dev. Che scherzi. Non siamo mai pronti per certe cose, mai. Sempre pronti. Ci si prova. Tra chi oggi ha svolto la prima prova di maturità c'erano anche gli studenti del corso serale. Com'è andata? Quanti eravate? Eravamo tutta la classe, circa 23 persone e sì, credo che sia andata discretamente. Che tema ha scelto? Ho scelto il tema sull'alimentazione. Soddisfatti di questo percorso di studi, arrivato alla fine? Sì, moltissimo e rammaricato dal fatto che non ci sarà più purtroppo la scuola serale. Adesso quest'estate cosa farai? Quest'estate proverò a entrare a psicologia e vedo un po', se no andrò a finire ingegneria immagino. Quest'estate ora penso solo a finire l'esame e poi andrò a Gran Canaria e non penserò ad altro perché non vedo l'ora della vacanza di quinta, sinceramente. Formentera, una bella settimanetta e poi si studia per medicina perché a settembre c'è il test.